Cucagna. Quindi avrete modo di assistere, di vedere alcune tra le migliori squadre a livello nazionale. Potete tranquillamente prendere posto, qua il campo è aperto a tutti. Tra qualche istante i ragazzi termineranno e così daremo inizio alla risalita del palo della Cucagna. Quindi avvicinatevi, non abbiate timore, siamo qua pronti per dare inizio a questo spettacolo, lo spettacolo nello spettacolo. Vorrei chiedere poi gentilmente se fosse possibile spostare la macchina che chiude e blocca l'accesso al campo sportivo, se gentilmente la potete spostare, grazie, Camillo. Grazie mille, proprio per dare modo appunto ai mezzi di soccorso di uscire agevolmente. Io ne approfitto per salutare e ringraziare lo staff della Croce Rossa Italiana, grazie di essere qua. Abbiamo i nostri angeli custodi, quindi noi possiamo salire tranquillamente, giusto? Poi all'interno dello staff so che qualcuno comunque ha già avuto modo in passato di dare il meglio di sé durante le risalite, giusto? grazie di essere qui. Allora, le squadre stanno iniziando ad arrivare, abbiamo tantissime squadre, arrivano da varie province della zona e questa sera sono qua perché ogni squadra sarà associata e abbinata quindi a una delle vostre contrade, quindi questa sera ci sarà veramente una sfida incredibile perché poi dovremo poi scoprire quale sarà la contrada che si aggiudica il punteggio maggiore che andrà poi sommato insomma a tutta la classifica generale. Quindi mi raccomando, venite, prendete posto, avvicinatevi tranquillamente al palo della Cucagna, noi siamo qua, siamo pronti, siamo carichi e non vediamo l'ora di salire in cima e dare il meglio di noi in questa serata fantastica. Alla gente, stare nelle feste, quelle belle, quelle proprio come questa. Poi questa sera insomma serata veramente particolare, il clima è fantastico, ci sono tutte le condizioni assolute per essere qui con voi. Allora noi abbiamo ancora una macchina gentilmente che sta così impedendo l'accesso al campo, è una Renault Clio, quindi gentilmente se sapete di chi possa essere da spostare, grazie. Thank you.
io non l'ho mai fatto, cioè. Non so perché lo facevano, cioè. Sì, lo facevano. No, no, a me non l'hanno mai fatto. Non so che il Don Daniele che lo faceva quel tipo. No, perché io facevo dei delitti che non mai stato. A me piace quando vieni qua, però non mi devi toccare tutti gli accorsi di qua, perché se no mi stai dicendo la musica, capito? Come ti chiami? Noah? Oh, ciao Noah, ciao. Vuoi fare il DJ anche tu? Ok, perfetto. Cos'è come fare? Allora sei nel posto giusto. Ma vuoi parlare anche al microfono? Mi cambia anche il ascolta, ma vuoi ricordare che alle 21.30 ci sarà la risalita del palo della Tuscania? Lo dici tu? Alle 21.30 la risalita del palo della Tuscania. Vieni, mi piace il microfono. Ascolta, ma ti vedi qua tu a fare l'estrazione delle squadre che verranno abbinate alle squadre ovviamente ufficiali che saliranno, quindi abbineremo le varie contrade alle squadre che saliranno sul palo della Tuscania. Quindi ci sarà da fare un'istruzione, da prendere un biglietto, aprirlo e leggere il nome. Sì? Rimanete con noi? Va bene? Ok, perfetto. Allora, vieni qua, prendi. Ok, sarai accontentato di essere qui, ovviamente chiediamo il consenso dei genitori che sicuramente saranno qua, penso che non abbiano niente di cui incontrare. Abbiamo trovato così un nuovo membro ufficiale dell'Associazione Italiana Palo della Tuscania. Ottimo, ottimo. Bene, questa è l'ITC, quindi l'Associazione Italiana Palo della Tuscania. Insomma, noi siamo qua oggi, ma alcuni di noi insomma sono in giro per la penisola, intanto alcuni sono giù nel Salento, quindi anche a Bari, insomma siamo in giro un po' per tutta la penisola e questo ci fa veramente tantissimo onore, perché insomma riusciamo a essere in posti diversi contemporaneamente, in feste veramente importanti come questa qua, proprio in quel Tradate, quindi bellissima questa cosa. Allora, intanto ricordo che qua tra qualche istante inizieremo veramente la risalita del palo della Tuscania, quindi invito tutte le persone a raggiungerci, perché le squadre si stanno già preparando, si stanno cambiando e stanno iniziando così a escogitare quale tecnica migliore da applicare per questa risalita di questo palo della Tuscania. Come dicevo prima, avrete modo di vedere alcune tra le migliori squadre a livello nazionale, veramente, e qui veramente c'è il meglio per quanto riguarda la Tuscania, quindi le squadre si allenano proprio per la risalita sul palo della Tuscania, quindi siete nel posto giusto al momento giusto.
partecipando a questa bellissima manifestazione, quindi salutiamo tutti gli amici di Tradate, quindi in particolar modo quelli di Ambiate, quelli di Lonate, di Locate, di Castel Seprio, di Gornate e di Venegono Inferiore, scusate, insomma
alcuni nomi di questi li ho appena imparati, li ho appena visti, quindi io conoscevo solamente Tradate perché ero già stato in questa bellissima località e oggi ho avuto il piacere appunto di ritornare per questa bellissima occasione. Quindi Fallio del Sempio, questa bellissima manifestazione dove unisce un po' tutti questi comuni, tutte queste contrade che si sfideranno. Bellissima manifestazione che oggi continua perché le varie contrade verranno associate tramite un'estrazione che faremo tra qualche istante e quindi ci saranno gli abbinamenti tra le contrade e le squadre che le rappresenteranno salendo su questo bellissimo palo alto 13,5 metri, quindi mi raccomando, le squadre sono tra le migliori a livello nazionale, come dicevo, e funziona praticamente in un modo molto semplice. La squadra che fermerà per prima il cronometro premendo il pulsante posto in cima a questo palo, indipendentemente dal tempo impiegato dalle altre squadre, e saliranno successivamente, si aggiunge così un punteggio ed un tempo. Quindi la squadra che ci metterà meno tempo avrà un punteggio maggiore e quindi di conseguenza la squadra che rappresenterà in quel momento si porta a casa un punteggio che andrà sommato a quelli che si sono aggiudicati nelle sfide precedenti. Quindi questo è quanto accadrà proprio qui questa sera. Noi scopriremo tutto questo tramite un'estrazione che poi darà il via ufficialmente alla risalita di questo palo della Cuccagna. Davanti a me abbiamo un cronometro che verrà appunto fatto partire dalle squadre che inizieranno a salire e la prima che raggiungerà la cima di questo palo proprio fermerà premendo un secondo pulsante proprio in cima al palo. Quindi detto questo, io vorrei salutare e ringraziare anche tutti gli organizzatori che si stanno adoperando in questo momento per realizzare questa bellissima festa. Quindi saluto i ragazzi del Comitato del Palio del Sempio, in particolar modo Marco, Valentina e Michela che insomma si stanno dando da fare per questa bellissima serata. E soprattutto ringrazio tutti i volontari, tutto lo staff che stanno lavorando dietro le quinte, grazie di esistere, grazie di esserci, grazie veramente di dedicare il vostro tempo per queste manifestazioni, bellissime, veramente. E c'è sempre meno gente poi che partecipa attivamente come stanno facendo questi volontari. Grazie di cuore da parte di tutti noi. Allora, in questo momento le squadre le potete vedere, si stanno preparando, alcuni indossano già la tuta ufficiale che verrà poi impiegata durante la risalita, altri invece sono in una situazione più estiva come le nostre ragazze che si sono così tranquillamente spogliate. Grazie e tra poco quindi daremo il via a questa risalita. Come potete vedere aspetta un attimo, non posso risponderti se sto parlando al microfono. Allora, come potete vedere, tutto è in sicurezza, c'è una gabbia che protegge un'eventuale caduta, è una gabbia certificata, una rete certificata, quindi poi comunque ricordo che le squadre insomma sono ufficialmente degli atleti, sono delle persone che comunque si allenano regolarmente e lo fanno veramente da tantissimi anni, quindi salgono e scendono tranquillamente, per cui una volta addirittura veniva fatto senza nessuna protezione, oggigiorno invece oltre alla tecnica abbiamo aggiunto giustamente le protezioni che sono anche certificate, quindi tutto a regola d'arte. Poi in più abbiamo anche a vegliare su di noi la Croce Rossa Italiana, quindi grazie anche ai ragazzi che sono qui, ma soprattutto ci siete voi qui a vegliare su di noi con la vostra presenza, quindi grazie mille. Io così vi faccio ascoltare ancora un po' di musica, veramente spero che sia una delle ultime canzoni perché le squadre sono già pronte, attendiamo solamente il via ufficiale per poi partire con l'estrazione e la prima risalita.
Quando si sta per iniziare c'è sempre esitazione, c'è sempre quell'energia positiva, quell'energia buona, insomma, e qua lo si percepisce tantissimo perché insomma passano tutti da qua per organizzare, per vedere l'ordine di partenza, le squadre, insomma, per ricevere tutte le informazioni. Insomma, tantissime persone ci stanno raggiungendo, alcune sono già arrivate, quindi le squadre vedo che sono quasi pronte, manca ancora forse qualche elemento, quindi tra poco ci sarà veramente l'inizio di questa bellissima serata. Allora, intanto volevo così aggiornarvi su una cosa. Prima di andare a scoprire l'ordine di partenza, mi hanno appena comunicato l'associazione, quindi le contrade e l'abbinamento con le varie squadre, che andrò a presentarvi veramente tra poco, così invito appunto i vari rappresentanti delle varie contrade, dei vari comuni, a raggiungere poi successivamente anche le varie squadre. Quindi detto questo, ancora qualche istante e poi potremo ufficialmente dare il via. Thank you.